Ciao a tutti, sono Andrea Dario, maestro di tennis dei Rocchi Verdi, responsabile del settore competizione. Come si vede da queste immagini, oggi parliamo dei colpi al volo, dei colpi di chiusura. E chi meglio di Federer ci può far vedere con quale semplicità e con quale eleganza si può andare a vincere un punto al volo, come questa splendida stop volley di dritto. Oggi in particolar modo andiamo ad analizzare però la volée di dritto. E come sempre andremo a scomporla in punti chiave in modo da poterla poi giocare nel miglior modo possibile per farla diventare un colpo vincente. I punti chiave di oggi sono tre. Il primo, fondamentale, è la posizione di partenza. Posizione di partenza che comprende, prima di tutto, l'impugnatura. Per tutti i colpi al volo va usata l'impugnatura continental, che abbiamo già visto nel servizio. Altra cosa fondamentale, che cos'è? E la posizione della racchetta che deve essere davanti a noi con la punta alta e la posizione delle gambe, bella larga, gambe piegate, pronta col peso in avanti per essere scattosi, scattanti verso la palla. Vedete come tutti quanti i giocatori assumano questa posizione. La seconda cosa è l'impatto avanti, fondamentale dalla posizione di partenza, ruotare leggermente le spalle verso destra, mantenere bene la racchetta davanti al corpo e impattare la palla davanti, come vedete, Djokovic in questo caso davanti alla gamba sinistra che si è spostata verso la palla, qui Nadal ovviamente dall'altra parte col braccio sinistro, ancora bene l'impatto avanti, Federer vedete come va a prendere la palla davanti a lui con un movimento molto breve, leggera torsione delle spalle e posiziona la racchetta dietro, stessa cosa fa Nishikori, vedete bene come l'impatto è davanti a lui, la faccia della racchetta rimane sempre orientata verso la palla, ancora di più la si può vedere da queste quattro immagini. Il terzo aspetto fondamentale per una buona volée è il controllo del braccio sinistro. Il braccio sinistro che deve essere sempre tenuto davanti a noi, vicino all'impatto. Vedete qua Yuzhny come si vede bene che il braccio sinistro rimane lì disteso in avanti. Questo perché ci permette di essere compatti, solidi, di avere un buon blocco del peso del corpo e un buon scarico del peso del corpo in avanti. Qui anche vedete Bob Bryan come esegue bene questo colpo e poi porta bene la palla in avanti. Addirittura Kyrgios qui in allungo, vedete come il braccio sinistro gli permette di tenere le spalle e una buona postura per andare a colpire questa palla. Quindi questo, vedete, è un altro aspetto fondamentale per giocare bene la volée di dritto. Come vediamo adesso dalle varie fasi di gioco, vediamo come questi aspetti sono fondamentali. Quindi, posizione d'attesa, comprende impugnatura martello, gambe larghe, posizione racchetta davanti a noi, punta alta, impatto davanti, che ci permette quindi di avere una buona spinta verso la palla, controllo e tenuta sui colpi molto veloci e forti, e poi ultimo, ovviamente, l'utilizzo del braccio sinistro per il controllo delle spalle. Come sempre, alleniamoci come si può guardando il video. In questa situazione, con una pallina si può anche giocare un po' contro il muro. E come sempre, passo la parola ad Andrea Lemma per la parte fisica. Lemma, preparatore atletico del tennis Rocchi Verdi. Per quanto riguarda il colpo della volée di dritto, oggi volevo proporvi alcuni esercizi per il potenziamento degli arti inferiori che vi faranno arrivare con maggiore velocità ad eseguire il colpo. Si tratta dell'affondo in avanzamento, possiamo farlo con uno split step e affondo. Split step e affondo. Split step e affondo. Possiamo eseguirlo in maniera alternata, come ho fatto vedere adesso, quindi con 20 ripetizioni totali, oppure se vogliamo concentrarci sul colpo singolo, possiamo farlo split step e affondo. Hop, stessa gamba, su, stessa gamba. Altro esercizio indispensabile per il colpo del tennis è la stabilizzazione della spalla. La spalla ha un ruolo importante nell'impatto, nella volée probabilmente ci può arrivare una palla anche molto forte e dobbiamo essere in grado di controllarla con una buona forza della spalla. Prendendo un asciugamano, una corda, un
corda, una cintura. Possiamo eseguire un esercizio che è quello dei stabilizzatori. Mettiamo i gomiti con un angolo di 90 gradi, ed eseguiamo uno sforzo ad aprire alla massima forza possibile con le spalle bene aperte. In questo modo eseguiamo 10 secondi di massimo sforzo, seguiti da 10 secondi di rilassamento. 10 secondi massima spinta e 10 secondi rilassato. Stessa cosa la facciamo con le braccia sopra la testa, creando degli angoli circa di 90 gradi, massima trazione, 10 secondi con spalle ben aperte e rilassamento. Ok? Questi esercizi qua li eseguiamo per 10 volte 10 secondi, quello basso, e 10 secondi per 10 volte quello alto.